Vi siete mai chiesti da dove viene la vostra rabbia? Ma certo che ve la siete chiesti, non fate altro. Però la risposta qual era? Ah, il mio papà mi ha fatto. Ah, quando avevo 7 anni non mi hanno dato. Ah, quando avevo 15 anni mi hanno buttato fuori casa, non mi hanno soddisfatto questo, non mi è dato attenzione in quell'altro. È normale, è ciò di cui noi ci ricordiamo. La nostra mente, la nostra consapevolezza si aggancia alle informazioni che ha, le tiene buone e da questo crea un motivo. Un indicatore e ci crede, non ha altro. In verità, mentre stiamo navigando qui nel nostro stagno per vedere dove sono, dove non sono, fra un'esperienza e l'altra, forse ciò che si pone viene da ancora più lontano di quanto voi avete presunto inizialmente. Ossia, viene da un fattore che apparentemente rimane quasi a prima vista invisibile, e così si affacciano molte persone alla loro rabbia, che magari da bambini, da infanti, 25-30 anni in poi cominciano a sentire sempre di più e si chiedono come mai che tu avevi tutto quello di cui avevi bisogno e soprattutto sei stato amato. Quindi non capisco da dove viene la rabbia. Che poi col tempo, mentre guardi dentro in questo contenitore, salta fuori è invece qualcos'altro. Che questi genitori c'erano. È vero che ti hanno dato tanto, ma non ti hanno dato ciò che era necessario che tu avessi. Ossia, la qualità del loro amore, la qualità ai fini empirici, non era sufficiente per te. Per i tuoi bisogni, per quel bambino che era là e che aveva bisogno di sentire quell'energia. Sì, ti hanno dato tanto. Attenzione, fuffa, pippi pippo popò, amore mio, guarda piuttosto che per amore tenere anche lontano perché molte mamme desiderano che i loro figli siano svegliati possibilmente veloci, che siano autonomi, così diventano i primi e non faticano. Per loro è amore e non si rendono conto che subappaltano la loro ansia. La rabbia non è una malattia, non è un virus che ti salta addosso, non nasce da singoli eventi. Perché sarebbe ridicolo. È qualcosa che nasce soltanto da un'infrazione persistente a lungo termine di ciò che noi definiamo come i tuoi diritti empirici. Che è l'infrazione più persistente? Quando dai tuoi genitori, a chi tu hai dato il potere di badare su di te, a chi tu ascolti, chi il tuo punto di riferimento, se da loro arriva una sensazione, un'emozione sfalsata che loro intendono come amore, ma in realtà, ai fini empirici, non ha la struttura per esserlo. Loro lo scambiano come tale, perché quello che hanno imparato sulla loro pelle
Per quello sono diventati così. E hanno cercato di fare il loro meglio, subappaltandolo anche a te. Ma il punto è semplice. Non ha bastato. Non era sufficiente. Questo è crudele. No. Questo è. Punto. Non è crudele e non è bello. Questo è. Perché ai fini empirici l'unica cosa che conta è ciò che è. I fatti. Nessuno ha detto che era un atto premeditato. Nessuno ha detto che è una cattiveria. Nessuno ha detto che tu hai fatto apposta. Capisco anche le tue difficoltà. Ma nonostante questo, io ho bisogno di prendere le responsabilità di questa mancanza. Io ho la rabbia. Io vivo con questo indicatore sistemico empirico che mi dice che qualcosa è andato fuori rotta, perché alcuni tuoi diritti empirici fondamentali sono stati violati. Quali possono essere? Essere amato semplicemente per il fatto che esisti e non perché hai bisogno di profilarti, essere qualcosa di speciale o il primo della classe. Questo è uno. A seconda della fascia età, a seconda dei ruoli empirici, ci sono dei altri. Di aver diritto a due genitori, alla presenza fondamentale attraverso la quale tu, quando sei grande così, puoi decifrare il mondo, e che queste due figure siano uno, un portatore sano di energia Yang, normalmente chiamato padre, e una portatrice sana di energia Yin, normalmente chiamata madre. Se uno di loro due non c'è, invertiti i ruoli, anche senza saperlo, semplicemente perché ognuno con i suoi aveva bisogno di qualcos'altro, e così si compensano nella coppia, in cui lei in verità è il papà e lui il cavalier silente e servente, sentendosi però papà a tutti gli effetti. Ai fini empirici non lo è. Quando loro mi dicono che non capiscono come mai poteva succedere questo, che il loro figlio non sta bene, la loro figlia soffre, o fanno delle cose che non va bene nella vita, usano la droga, usano altre cose che loro non avrebbero detto, anzi si vergognano quasi un po'. O li compatiscono. O comunque sono semplicemente ansiosamente preoccupati. Prendere loro che ciò che hanno portato nel gioco non era sufficiente.